Non ci ferma nessuno, ragazzi, è il mio urlo di battaglia ed è anche il nome del mio tour. Allora, popolo di Scuola Zoo, lo so che siete lì e state guardando Luca Abete, quello di Striscia, e vi starete chiedendo ma cosa vuole lui oggi da noi. Allora, sto per farvi un invito speciale, un invito personale per tutti quanti voi. Riprende il mio tour, non ci ferma nessuno, gireremo 10 università, faremo 2 grandi school day per tutti gli studenti delle scuole superiori, per ribadire un concetto importante, che se la vita a volte magari ci dà qualche piccola noia, ci mette il bastone tra le ruote e magari delle piccole grandi difficoltà sembrano davvero insormontabili, noi dobbiamo urlare, non ci ferma nessuno. Ecco, sta scritto qui dietro. Perché? Perché dalle piccole sconfitte magari ci si può rialzare, ci si può riscoprire più forti. E il claim di quest'anno, vedete, è scritto qua, è ricerca la fortuna che è in te, vedete? Perché, ragazzi, ci dicono di studiare tanto, ci hanno fatto studiare libri, ci hanno fatto stare ore, giorni, mesi, anni per diventare bravi in matematica, per diventare ingegneri, per diventare, che ne so, diplomati, ma alla fine ci hanno detto tutto tranne una cosa importante, di studiare il libro più importante di tutti, cioè il libro che è dentro di noi. Imparare a conoscerci, imparare a scoprire veramente chi siamo, può essere davvero la nostra grande fortuna. Allora, può servire qualche amuleto, vedete? Questo è un bel cornicello, come lo chiamiamo dalle nostre parti, però la fortuna a volte è proprio veramente dentro di noi, perché a volte sottovalutiamo il nostro valore, sottovalutiamo la nostra portata. E guardate che se partiamo dallo studio di quello che siamo, se cominciamo magari a studiare le nostre paure, le nostre debolezze e proviamo a superarle, e magari capiamo anche quali sono i nostri talenti, le nostre forze, i nostri punti di forza, bene, se cominciamo a potenziarli, davvero possiamo riappropriarci di quella fortuna che magari aspettiamo che arrivi e chissà se arriverà mai. Allora, l'invito che vi faccio è a prendere parte al tour, ma soprattutto a credere sempre in voi stessi. Nessuno è più forte di voi, nessuno ha qualcosa in più di voi. Voi potete ritrovare quello che vi serve davvero scavando, cercando, analizzandovi e studiandovi un pochino. Allora, guardate, io sono arrivato a Striscia, per me è stata una favola. In questo tour racconto proprio più che tutte le gioie, racconto tutti i momenti in cui hanno provato a farmi sentire inadeguato, mi hanno detto che non ero adatto a questo mestiere, mi hanno detto tante cose che potevano scoraggiarmi. Bene, ragazzi, io a scuola non ero uno scienziato, sono stato rimandato 3 volte, una materia d'anno, terza, quarta, anzi no, 2 volte, scusa, terza e quarta, sono stato rimandato per 2 anni, però ho sempre avuto dentro quella curiosità, quella voglia di fare le cose per bene, quella voglia di sperimentarvi, che mi auguro non manchi mai ad ognuno di voi. Quindi, ragazzi, i sogni sono dietro l'angolo, andiamo a cercarli, andiamoceli a prendere, nessuno ci deve fermare, quindi dobbiamo urlare tutti insieme, non ci ferma nessuno. E allora, io vi ringrazio per aver seguito questo mio video messaggio, ringrazio tutti gli amici di Scuola Zoo, vi invito ad andare a mettere un like, mettete un pollicione sulla pagina di Non ci ferma nessuno, venite sulla mia pagina Facebook, ormai siamo amici, ci ritroveremo magari nelle università, nelle scuole, in giro per l'Italia, e sarà bellissimo urlare insieme, non ci ferma nessuno. Ciao ragazzi, a presto.